d'amore, allora, beh, è un premio importante, quello della panchina d'oro, importante perché, come abbiamo detto anche con gli altri, è un riconoscimento che viene dato dagli altri tecnici. Sì, è stata una bella soddisfazione, ringrazio tutti che mi hanno votato e è stata un'annata indimenticabile, penso. E oltre a chi mi ha votato, ringrazio i miei giocatori che mi hanno dato la possibilità di arrivare fin qua. Un merito è soprattutto loro. Una squadra la sua, quella della Folgore Castellarmondo, che indubbiamente si è fermata ai playoff, però ha dato filo da torcere, ha dato dimostrazione di avere in campo quella determinazione e quella voglia che trasmette il tecnico. Sì, abbiamo fatto un bel campionato, siamo arrivati fino in fondo e è stato un anno che non si può scordare facilmente. Abbiamo dato tutto, abbiamo giocato da squadra, ci abbiamo creduto da metà anno in poi che potevamo raggiungere un obiettivo diverso. Alla fine è andata così, abbiamo perso una finale, è dispiaciuto, però devo dire solo bravi ai ragazzi e di cercare di fare meglio l'anno prossimo, anche se è difficile. Quindi significa che già siete pronti per la prossima stagione con qualche innesto? Sì, stiamo trattando qualche giocatore, volevamo rinforzare, il portiere è andato via, perciò abbiamo parlato con qualche giocatore, stiamo valutando, sicuramente qualche persona arriverà, ma la cosa importante è stato confermare il gruppo perché è stato quello che ci ha dato grande soddisfazione.